Questa è la dea della fortuna e vive su questa che è la fontana della fortuna. Non potevamo iniziare che questo weekend a Fano, nelle Marche, proprio da qui, perché Fano viene da Fanum Fortune. Fano è la città della fortuna, è la terza città più grande delle Marche, poco più di 60.000 abitanti, una città che d'estate vive con il suo mare, con le sue spiagge, con la sua pesca. D'inverno il grigiore viene spezzato dal carnevale più antico e più dolce d'Italia. Benvenuti a Fano, una città d'arte, una città di tradizioni, una città dove un weekend si trascorre davvero con gioia. E lasciata la piazza che mi piace ricordare come Piazza della Fortuna, Piazza 20 Settembre, passeggiando per Fano si è continuamente attratti da palazzi, da angoli di storia, da portali importanti. È veramente ricca, Stefano Marchegiani, questa città di beni artistici e culturali. È una città molto ricca perché è una città molto antica, una città che vanta origini picene, quindi pre-romane, una città dove si svolse la battaglia del Metauro vicino e quindi una città poi che è entrata nelle mire della colonia di Cesare Ottaviano Augusto e quindi il suo momento di fasto nasce dai Romani e poi continua nei secoli con un periodo medievale, un periodo malatestiano e il grande splendore del Seicento che andremo a descrivere. La facciata di questa chiesa in mattone non rende giustizia alla bellezza non appena si passa quel portone, perché questa qua è un luogo veramente bellissimo. San Pietro in Valle, perché in Valle? Intanto? San Pietro in Valle perché la chiesa è stata costruita su una depressione che inclina verso il mare dell'antica cerchia romana e quindi in valle dà il senso del toponimo, del luogo. Sì, come diceva lei, c'è questo contrasto che si avverte molto forte da una chiesa che ha una facciata abbastanza umile, in mattoni, non completata e poi si entra in questo scrigno di capolavori. E qui di fronte invece la chiesa di San Francesco, altro colpo di vista che veramente ti lascia con il fiato sospeso. La chiesa di San Francesco, che era una delle chiese medievali più importanti della città, rimaneggiata in epoca neoclassica, ma che contiene nella loggia le tombe dei Malatesta, quindi di Pandolfo III, di sua moglie, la sua prima moglie, la gran signora Paola Bianca e del medico di corte. I tanti turisti che d'estate vengono per gustare il vostro mare, la vostra spiaggia meravigliosa, la Sassonia, la spiaggia di sabbia, è attratta da queste bellezze culturali, riuscite a farle vivere in qualche modo? Ma in realtà c'è questa vita a Fano che dopo le 18 di pomeriggio, dopo una bella giornata di mare, c'è la passeggiata che continua anche nelle ore dopo cena e i monumenti sono aperti, li teniamo aperti e quindi c'è la possibilità col fresco della sera di unire una passeggiata con la vista di questi monumenti anche d'estate. Tornando a questo San Pietro in Valle, ci si perde tra le tante cose belle. Quali sono gli angoli più attraenti, le cose più affascinanti? Ma intanto, come tutte le chiese filippine, un'aula unica con 6 cappelle laterali, impreziosite. C'era stata quasi una gara tra famiglie patrizie di Fano per decorarle con quella che fu definita una galleria di rare pitture. Qui c'è una galleria delle migliori tradizioni marchigiane che si sposano con le grandi esperienze bolognese di Roma. È una festa di ori, stucchi, marmi, molto di grande pregio. È una chiesa di cui possediamo anche tutti gli arredi. Qui passava la via Flaminia, quella che da Roma arrivava fino a Rimini ed entrava proprio dentro Fano, passando dall'arco di Augusto e poi da qui ripartiva appunto verso nord. Quanto è stata importante questa via Flaminia per questa città? La via Flaminia è stata straordinariamente importante perché collegava Roma con l'Adriatico e poi risaliva fino a Rimini e quindi è stata realizzata su antichi percorsi protostorici addirittura, quindi collega la storia di tutte le nostre comunità. Proprio adiacente alla chiesa di San Pietro in Valle che abbiamo visitato c'è un altro luogo di interesse dal punto di vista sicuramente culturale. Qui ci troviamo nella Sala dei Globi che è il nucleo della Biblioteca Federiciana. Ci troviamo proprio all'interno della Sala dei Globi che prende il nome da questi due bellissimi globi, un globo celeste ed un globo terrestre, che sono appartenuti all'abate Domenico Federici, che è il fondatore della Biblioteca Federiciana. Sono due globi che sono stati costruiti dal famosissimo cosmografo veneziano Coronelli alla fine del Seicento.
Il Federici nel 1720, con un atto testamentario, donò tutta la sua collezione alla congregazione dei Filippini di cui faceva parte, che avevano sede proprio qui nell'oratorio a fianco alla chiesa di San Pietro in Valle, e nel testamento indicò una cosa molto importante. Lui scrisse che la biblioteca doveva rimanere aperta almeno un'ora al giorno, tutti i giorni. E quindi fu un po' un precursore di quella che oggi è la biblioteca pubblica. E poi questa effettivamente è una biblioteca che viene visitata, insomma, da turisti che arrivano da ovunque, proprio perché è molto importante. Sì, questa sala, sì, suscita molto interesse. Le scansie nelle quali sono conservati i volumi sono quelle originali e originarie dell'epoca del Federici. La collezione... Quanti volumi più o meno? Originariamente erano circa 14.000 volumi. Lui era un grandissimo appassionato di libri, era un religioso, era un diplomatico che amava molto viaggiare. E questa biblioteca, è importante dirlo, è una delle più antiche delle Marche. Tra l'altro a breve c'è una ricorrenza molto importante. C'è un anniversario molto importante. Nel 2020 saranno i 300 anni dalla fondazione della Biblioteca Federiciana. E rimaniamo sempre a Fano e da questa che è una delle biblioteche più antiche d'Italia ci spostiamo sempre nel centro storico di questa bellissima città e andiamo a visitare la Mediateca Montanari, che forse invece è la biblioteca più tecnologica e più moderna d'Italia. Sì, come accennava Erika, questa è una tra le biblioteche più moderne o postmoderne d'Italia. Qui siamo in questa mediateca che è stata costruita al centro di Fano all'interno di una ex scuola elementare e mi piace, Valeria, pensare a una sorta di centro commerciale della cultura, dove qui si viene, si sta caldi d'inverno, freschi d'estate e cosa si fa? Ah, qui si fa veramente di tutto perché siamo una biblioteca che cerca di accontentare tutti i gusti culturali della nostra città, dei nostri cittadini e anche di tutti quelli che passano qui a Fano. E per i turisti è anche, insomma, un punto di prima informazione per conoscere la città, cioè appena si arriva a Fano si viene qua, nei pressi della piazza 20 settembre, vicinissima, per capire cos'è Fano. Esatto, perché qui appunto siamo un punto di informazioni di generalista, insomma, su tutta la città, sulle informazioni che può dare la cultura anche di Fano. E intorno a questa piazza moderna, piazza virtuale, ruotano tre delle tante iniziative che vivono qui a Fano. Sono Fano Jazz, sono Passaggi e sono Letteraria. Fano Jazz by the Sea è una manifestazione ormai tradizionale dell'estate fanese, compie 25 anni, ha al suo interno musicisti che vengono da ogni parte del mondo. Essendo posizionata durante il periodo estivo, ha questa capacità di poter attrarre un pubblico che viene anche dall'estero, ma ci sono anche musicisti a livello nazionale e anche musicisti che sono della nostra zona. Il tutto per un festival che dura normalmente più di 10 giorni, con anche attività collaterali dove ci sono mostre, film e quant'altro, e ha questa anche capacità di essere diffusore di questa musica. Letteraria è un premio letterario. È un premio che è rivolto alla narrativa italiana e alla narrativa straniera in traduzione. La peculiarità di questo premio letterario è che la giuria è costituita dai giovani, dai ragazzi delle scuole secondarie superiori della provincia. Queste opere finaliste verranno poi giudicate in maniera definitiva nel secondo weekend di ottobre, quando nomineremo i vincitori. A giugno Fano diventerà la capitale italiana del libro grazie a Passaggi Festival, l'unico evento italiano dedicato alla saggistica. Dalla mattina a notte inoltrata le presentazioni librarie, le mostre e i laboratori si susseguiranno con grandi autori della cultura italiana. Fano ci ha regalato l'emozione di vivere per alcuni minuti all'interno di una biblioteca con libri di oltre 400 anni. Da lì siamo saltati all'interno di una mediateca che ci fa sentire il profumo del futuro, modernissima. E poi abbiamo fatto un salto di 2000 anni indietro, perché queste colonne, o quel che resta di queste colonne, hanno oltre 2000 anni, è realmente così?
Certo, noi ci troviamo all'interno di una delle più importanti aree archeologiche della nostra città e direi anche affascinanti. Siamo nei sotterranei appunto della Mediateca Montanari, ex scuola Luigi Rossi, dove alla fine dell'Ottocento sono stati rinvenuti questi resti. Resti interessanti da un punto di vista archeologico perché siamo nel cuore della città, appunto come dicevamo, dell'antica Fanum Fortunae. In questo luogo c'era un importante edificio pubblico di cui vediamo appunto questi resti, colonne in laterizio, intonacate, che avevano al di sopra questi capitelli, che appartengono ad un edificio porticato, un edificio pubblico, eretto probabilmente in età augustea, quando Fanum Fortunae ebbe il suo massimo splendore, la sua massima bellezza e monumentalizzazione proprio all'opera di quell'imperatore Augusto che ha realizzato la porta e le mura. Pochi anni dopo la costruzione di questo edificio, di probabile destinazione pubblica, da ultimo si è appunto giunti alla conclusione che nell'età dell'imperatore Claudio fu costruito un Augusteum, quindi un tempio dedicato proprio al culto della dinastia imperiale, degli imperatori. Noi facciamo ancora quelle 10 scale e ritorniamo 2000 anni dopo. Abbiamo più volte nominato la via Flaminia, via così importante che collegava e collega ancora oggi Fano con Roma. La via Flaminia arriva qua alla Porta di Augusto e al fianco il museo dedicato proprio alla via Flaminia. Questo museo racconta le meraviglie archeologiche e paesaggistiche della Via Flaminia con delle tecnologie nuove, innovative, sistemi multimediali, realtà aumentata, realtà immersiva, un modo nuovo di percorrere virtualmente una delle più belle vie consolari romane, una delle grandi autostrade dell'antichità. Vitruvio, grande architetto del passato, parla di Fano, ma c'è un mistero, Paolo. Beh, Vitruvio parla di Fano e dice che a Fano ha costruito la sua unica opera, una basilica straordinaria, e noi pensiamo anche che Vitruvio sia nato a Fano. Questa basilica la stiamo cercando, è misteriosa, non l'abbiamo ancora trovata. Da quanto la cercate? Ma la cerchiamo da una vita, la cercano tutti, da quando si è scoperto che Vitruvio parlava di questa basilica a Fano, la cercano da mille anni. Ma noi qui l'abbiamo ricostruita, in questo museo è possibile vederla ricostruita in forma 3D, in forme nuove ed è possibile viverla, entrarci dentro con occhiali, con tecniche nuove. Siamo in una trasmissione tra amici, ma è reale, è verosimile o è pura fantasia? No, è verosimile. Gli studiosi riconoscono, sanno e dicono che Vitruvio ha costruito realmente a Fano questa basilica. La città di Fano negli anni 60 vantava una delle più imponenti flotte di pescatori e di pescherecci del mare Adriatico. Poi, per motivi che sarebbe lungo qua spiegare, questa flotta si è un po' ristretta, ma i pescatori di necessità e virtù hanno detto: ma perché questo pesce che arriva così dall'Adriatico non lo vogliamo vendere già cucinato e pronto da mangiare? È più o meno così, Presidente? È esattamente così. Effettivamente la marineria di Fano è stata storicamente una marineria importante, tant'è che nel 1979, quasi 40 anni fa, la cooperativa pescatori di Fano, in un momento di mercato difficile per il pesce azzurro, quando vi era una grande abbondanza di questa specie ittica, ha avviato questa attività di promozione attraverso un automarket nell'entroterra delle varie città. E cucinavano italiane. Proprio i pescatori, mogli, i figli, le madri. Esattamente. Cioè, una cosa molto familiare. Sì, è nata bello. Proprio così a livello familiare. E poi da lì è iniziata anche l'attività in un ristorante, proprio adiacente alla sede storica della cooperativa pescatori. E poi negli ultimi 7 anni diciamo che questa attività si è espansa, esportata lungo la riviera Adriatica. E allora intanto ai nostri amici che verranno a trascorrere il weekend a Fano, pesce azzurro, senza andare a cercare tante cose strane. Ma noi adesso andiamo a capire un altro piatto che è identificativo della città di Fano, che è il brodetto, che non è né la zuppa di pesce né altre, il brodetto fanese. Grazie, Presidente. Prego. Non si può dire di aver visitato Fano se non si assaggia una delle specialità assolutamente da provare, che è il brodetto. Giusto parlare di brodetto quando si è a Fano, perché appunto è una di quelle ricette che ha portato Fano, diciamo, in Italia, ma forse anche in confini più larghi. E sono stati proprio i marinai che, per esigenza di pescato, il pesce che non veniva venduto perché rovinato, un pochino sgranciato, ma comunque buono, e ci facevano questa zuppa.
Oggi la caratteristica zuppa guazzetto, si usa molto il pomodoro. Esatto, perché il brodetto non è una zuppa di pesce qualunque. Appunto, perché il brodetto di Fano non usa il pomodoro, la passata, ma usa il concentrato. Sempre in cucina, la tipica cucina italiana usa il vino bianco per flambare. E i marinai avevano portato via il vino, ma in 20 giorni a 30 gradi d'estate il vino era diventato acetella, ce l'ha messo ugualmente, ma si sono accorti che il brodetto aveva acquisito un gusto, un sapore migliore. Da quel momento si è usato l'aceto. Velocemente, come si cucina? Allora, il pesce è caratterizzato da diverse specie di pesci, la padella bassa e larga perché il pesce deve stare comodo, poi abbiamo la sequenza di questi sono gli ingredienti, olio, cipolla, peperoncino, si fa un soffritto, poi si aggiunge il brodo di pesce con il concentrato, va aggiunto, a questo punto si mette i pesci per grado secondo la loro durezza e tempo di cottura. Tutto va aggiunto con sale, pepe e verso la fine, a metà cottura, un sprizzo d'aceto che gli dà quel tocco che determina la caratteristica del brodetto di Fano. Brodetto che è diventato protagonista anche di un festival importante che ha permesso insomma di assaggiare, far assaggiare questa specialità a tutti, e chi passa un fine settimana o un weekend qui a Fano quando trova il brodetto? Sì, dalle barche, dalle case dei marinai, il festival in questi anni l'ha portato in tutti i ristoranti, per cui a settembre abbiamo un periodo che c'è il festival per una settimana, poi abbiamo un mese e mezzo di fuori brodetto nei ristoranti che aderiscono e sono tanti, e poi abbiamo altri ristoranti che comunque lo fanno tutto l'anno come il nostro e come altri che ci sono qui a Fano. Beh, non si può andare via da Fano senza aver detto mi sono fatto una moretta. Questa è la moretta, inventata dai pescatori che la mattina si svegliavano presto, verso le 2, le 3, le 4, e avevano bisogno di un caffè non proprio leggero. Un caffè con sotto, come vedete, uno strato che ognuno fa in una maniera segreta, ma in linea di massimo un po' di cognac, un po' di anice, un po' di rum, un pezzettino di limone, si scalda questo contenuto energetico, sopra un po' di caffè, bevi la moretta e peschi anche una balena. Sono con il mio amico Francesco Di Bitonto che ci insegna a guardare la gente, a capire un po' meglio la gente anche qua nel bel mezzo del carnevale. Sono curioso di capire, Francesco, perché amiamo tanto mascherarci? Perché tutti almeno una volta nella vita ci siamo mascherati? L'essere umano per sua natura ama mascherarsi, ama mettersi una maschera, mistificare, ma non lo fa per un motivo negativo, lo fa per essere accettato dagli altri. Per esempio, immagina se tutti noi uscissimo la mattina di casa, andassimo al lavoro e dicessimo la verità sempre, cosa succederebbe? Se incontrassimo il capo, il collega, la suocera, cosa succederebbe? Sarebbe un grosso problema. Quindi l'uomo per sua natura, io dico, è un mentitore professionista. E quindi è chiaro che mette una maschera tutti i giorni. Chiaro che profilare però serve anche a capire, per esempio anticipando i bisogni delle persone, che cosa pensa una persona ma quali sono i suoi bisogni. Per esempio se uno ha fretta non ti dirà mai guarda smetti di parlare perché ho fretta. Però ti lancerà dei segnali. Che è una maschera. Certo, ti lancerà dei segnali, comunque cambierà faccia e tu puoi capirlo. Ma in realtà c'è anche un altro motivo per cui le persone si mettono le maschere a volte. È perché la maschera in qualche modo ti identifica in qualcos'altro. Quindi la maschera identifica quello che vuoi essere oppure quello che non vuoi essere. Quindi questo il carnevale è anche un po' liberatorio di qualche stato non positivo interno. Assolutamente, ma ti dirò di più che molto spesso le convinzioni, le credenze rispetto a come sei vestito ti cambiano tanto. Ti racconto velocissimamente l'episodio di quel bambino vestito da Spider-Man di 10 anni, storia vera, che ha salvato un neonato dalle fiamme. Quando gli hanno chiesto ma come hai fatto a trovare il coraggio? Lui mi ha detto ma io ero l'uomo ragno. Com'è questo carnevale? Pieno di colori? Bellissimo, veramente bello quest'anno. Come primo anno di partecipazione siamo soddisfattissimi. Se qual è l'emozione che si prova nel travestirsi? Si diventa bambini di nuovo. Si diverte tantissimo. Molto bello, sì. È la prima volta che vengo anche se abito qua vicino e sì, bella roba.
Sono riuscito a incatenare per un attimo il Voulon, la maschera del carnevale di Fano. Chi è il Voulon? Il Voulon è lo smargiasso, quello che sa fare tutto lui, è il pavone, è il vanitoso, è Don Giovanni, è l'inventore, è il Voulon, è il Voulon! Questi straordinari gioielli che sono i carri non nascono da menti di ingegneri o di architetti o da chissà che, nascono dai carristi. Alfredo Pacassoni è uno dei componenti di una famiglia di carristi importanti. Chi sono i carristi, Alfredo? Diciamo in sintesi sono gli artefici della creatività del carnevale, deve saper progettare, ideare, decorare. È una tradizione che viene tramandata anche da padre in figlio, vero? Ma sì, l'abbiamo trasmessa nel tempo e si può dire che quest'anno, osando un po' l'interpretazione creativa, è la 670esima edizione del carnevale, perché se il carnevale di Fano è il più antico del paese d'Italia, dal 1347 e arriva ad oggi, quindi ci sono state tante maestranze che nel tempo hanno sviluppato questa proprietà creativa che noi vogliamo promuovere per valorizzare i carri, le maschere, ma anche spalmare sul territorio e dare un contributo alle nuove generazioni. Io sono il coniglio, vado di fretta, guarda che vado di fretta. E tu? Orso. Il carro di Masce Orso, mi vedi come sono? Sono Orso, qui ho la mia amica Masce. Beh, per i bambini. Orso! Vuoi giocare con me? Orso, vuoi giocare con me? Insomma, si balla tantissimo al carnevale di Fano. Certo, sempre. Ci si diverte un sacco e siamo sempre a ritmo. È una grandissima emozione vivere il carnevale. Sì, io poi sono nata a Fano, l'ho sempre vissuto e con le ragazze è ancora più divertente. Vi state divertendo un sacco? Un casino. Com'è vivere il carnevale di Fano? E dal vivo, come lo stiamo vivendo noi, è una gran figata. È un'energia positiva. Allegria, energia, positività, è tutto molto bello. Che bella donna! Grazie, molto gentile, anche lei. Mia. Com'è questo carnevale? Ci si diverte è tantissimo. Stupendo, bellissimo, è la prima volta che veniamo, ma è bellissimo, veramente, divertentissimo. Ciao, come ti chiami? Marco, ciao cara. E sei oggi? Una maggiorette. Il Carnevale di Fano è una festa magica che distribuisce emozioni ai fanesi di tutte le generazioni da sempre. Tra poco i bambini alzeranno gli occhi e ammireranno questo lento movimento dei carri che rimarrà dentro di loro. Da Viale Gramsci fino all'Arco d'Augusto i carri sfileranno per tre volte, ma continueranno a sfilare nei sogni dei bimbi per molti giorni e per tutte le notti. Maria Flora Giammaroli è la presidente di questo carnevale, che è il carnevale più dolce d'Italia. A Sanremo distribuiscono fiori, a Viareggio lanciano stelle filanti, qui si lanciano dolci. Perché? Beh, qui si lanciano dolci, anzi si donano tanti dolci, perché questa è la nostra tradizione, una tradizione che viene da lontano. Il carnevale è il momento di passaggio tra l'inverno e la primavera, quindi il momento della semina, quindi questo gesto di donare la vita, no? Di donare il seme alla terra, viene ripreso proprio nel lancio dei dolciumi. Quanti quintali, quante tonnellate di cioccolatini lanciate? Tantissimi, quasi 200 quintali nelle tre domeniche, quindi inondiamo di dolcezza tutto il pubblico. Maria Flora, ti lascio al tuo carnevale, ma la curiosità era questa: secondo te ci si veste da quello che tu vorresti essere o ci si maschera da quello che tu non vorresti essere? Oddio, io direi che ci si maschera dal proprio alter ego. Io ho messo questo cappello molto teatrale oggi perché il mio alter ego è il teatro. Quindi penso che ci si mascheri da quello che uno vorrebbe essere.